Ecco in campo, stanno per scendere in campo le due formazioni, andiamo a leggere le finaliste, Nord American Martyrs, Pontificio Collegio Urbano. L'iniziativa nasce per promuovere l'attività sportiva con tutti i collegi presenti a Roma, collegi ecclesiastici, quindi sia per seminaristi che si stanno formando oppure per sacerdoti che stanno portando a termine i propri studi. Collegi presenti a Roma, oltre che essere di differenti ordini religiosi, sono anche di diverse nazionalità, ecco perché diventa una sorta di torneo internazionale e coinvolti in queste partite ci si incontra, si diventa amici, si vive un'esperienza emozionante come quella del calcio e dello sport, ma soprattutto si resta davvero anche tutti fratelli. Partiamo dal presupposto che è calcio, come tutto, anche questo è calcio, però cioè, la differenza sta nel cartellino azzurro, per esempio, che è un'innovazione che ha tutto il CSI e che consiste nell'espulsione a tempo. Vuol dire che un giocatore può essere espulso per qualche minuto e gli si dà il tempo per riflettere su quello che ha fatto e poi può rientrare in campo. Il terzo tempo, perché credo che sia importante che almeno in questa circostanza ci sia un tempo anche per pregare, pertanto c'è un tempo che si prega. E poi il time out, sì, time out che oggi credo faccia comodo perché con la temperatura così fermarsi, avere la possibilità, lasciar scegliere l'allenatore di potersi fermare dà il modo ai giocatori di rifocillarsi, ma credo anche che sia un modo per potersi ritrovare e decidere le strategie per continuare la partita.